Il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, Francesco De Santis, porterà al ministro dell'Istruzione Bussetti la richiesta di deroga per il prossimo anno scolastico, che potrebbe consentire al convitto, se firmato ovviamente, di continuare a vivere, nonostante il numero esiguo di iscritti inferiore ai 40 previsti dalla legge. Parallelamente, l'assessore al diritto allo studio Bignotti ha detto che sottoscriverà con il sindaco il documento di richiesta. Entro 2 settimane se ne dovrebbe saperne di più. Si è parlato di questo nella terza commissione, che alla fine non ha votato nulla perché un ordine del giorno era stato già votato in consiglio comunale, ma ha deciso comunque di insistere e portare avanti, almeno politicamente, questa battaglia del convitto, ascoltando in audizione la preside, la rettrice Serenella Ottaviano, che è stata come sempre molto critica. Oggi abbiamo, ha detto, 18 convittori e 10 semiconvittori. L'allarme però è partito da lì, perché prima non se ne era parlato, ma soprattutto quello che dispiace è che probabilmente questo spazio del convitto, fa capire l'Ottaviano, fa gola a molti. È un'amarezza constatare che nel momento in cui si sono chiuse le iscrizioni al convitto e quindi c'è stata la problematica dell'istituzione formativa, educativa e culturale del convitto, si parli del convitto. Sono da 2 anni, io sono presidente del consiglio di amministrazione del convitto, da 2 anni tutti si sono interessati dell'immobile convitto, perché i convitti nazionali sono istituzioni ricche e il convitto nazionale è proprietario di 8.000 metri quadri in centro storico. In questi 10 anni ha dovuto gestire tutte le passività relative al convitto, che significa in primis 3 morti, e tutte le conseguenze, dalle richieste di risarcimento danni da parte dei familiari delle vittime, ben 3, ai contenziosi con le assicurazioni, alle problematiche dell'avvocatura dello Stato rispetto ad una serie di funzionalità. Sì, io sono stata molto critica perché mia competenza istituzionale, occuparmi del bene comune ereditato e che dovrò lasciare ovviamente in eredità a qualcun altro, ed è un bene comune che è proprietario di ben, ripeto, 8.000 metri quadri in centro storico all'Aquila, che fanno probabilmente gola a tante altre, diciamo così, è legittimo pensare che ci possa essere una speculazione edilizia. Mi fermo qua.